Siamo arrivati al ristorante La Luce di Bressanvido, come vedete. Stiamo entrando in cucina perché Andrea Leder, che è il titolare assieme alla moglie Regina, ha da raccontarci delle cose interessanti riguardo a Nami, della sua esperienza. Ciao Andrea, come ciao, stai? Ciao, ecco. Tutto bene. Lui è il titolare del ristorante, è un ristorante vegano, ma soprattutto lui ci tiene tanto nella qualità di ciò che fa, ha fatto una svolta nella sua vita per questo. Tu hai incontrato Nami e da lì hai avuto una rivoluzione in cucina? Sì, sicuramente, perché ho eliminato quasi totalmente la chimica che si usava tradizionalmente e uso completamente Nami, soprattutto nelle pulizie degli acciai. Tanto Alessandro, per dirti, 3 giorni fa ho pulito le cappe, sono ancora intatte, perfette, belle lisce, belle pulite. Esatto, dicevi. Invece di usare tanti scafandri a pulire, e soprattutto senza tanto coprirsi, mettere guanti, mascherine e quant'altro. Che bella! È veramente una cosa diversa e eccezionale dal punto di vista anche salutare, perché oltre ad avere un ambiente sicuramente più pulito, siamo anche molto terne, o meno. Lo senti nelle mani, senti quando hai lavorato. L'acciaio viene benissimo, giusto? Come abbiamo un sacco di testimoni. Ti dico, non lascia aloni, non lascia strisci, non lascia assolutamente niente. È un piano completamente inerme, nel senso pulito, e si sente, si tocca e si... E ti senti sicuro anche a mettere il cibo lì su per te, perché lo mangi anche te, ma i tuoi clienti, immagino che te lo mangi anche te il cibo che cucini, la tua famiglia. Usando soprattutto vegetali da prodotti biologici e naturali, insomma, è il quadro completo di tutto. E più, questa è una cosa che tu mi hai detto, che per me è un onore, siamo i primi ad averlo messo. Sì, esatto, sei stato il primo durante una riunione qua che tua moglie, anzi devo mettere, dice, noi nella HACCP l'abbiamo inserito, perché dicevo all'epoca, ancora un anno fa, che le ASD hanno paura. Sei stato coraggioso, il primo, è vero, cosa hai fatto? Seguendo i parametri dell'HACCP, che dove dobbiamo scrivere ciò che usiamo, ciò che è, io ho messo anche il NAMI nella procedura, dove ho scritto dove lo utilizzo, perché lo utilizzo, e la scheda tecnica proprio del NAMI. E com'è andata? I controlli? Sono fuori una volta un controllo per l'apertura, hanno letto tutta la scheda e sono rimasti sorpresi e sono portati via una copia. Ah, bene. E non hai avuto nessun problema? Sono già molti mesi che lo fai. Sì, è un anno e mezzo che sono aperto e non sono mai venuti a contestare. Avresti chiuso se avessi avuto cariche batteriche e patogene, perché ricordiamoci che loro non vogliono trovare i patogeni. Nami con la sua azione comprime i patogeni, per cui di fatto, che esistono, sappiamo che i patogeni non sono debellabili, però li comprime, cioè stanno pochi e non li trovano quando fanno i tamponi o sono dentro le norme previste. Cos'è l'aria? Cosa si sente utilizzando un probiotico come Nami quando si pulisce subito? Sicuramente non c'è odore di limone o lavanda? No, soprattutto no, è un odore suo del Nami, un po', nel senso ormai... Di fermentato, però, fermentato, ma subito dopo? 5 minuti neanche, e la cucina sa di aria fresca. Bravissimo, di ossigeno, perché grazie ai enzimi va su l'ossigeno, va su... Il non odore è pulito, noi confondiamo spesso il limone e la lavanda col pulito. Sì. Non è pulito, quelle sono molecole. Anche loro svaniscono in breve tempo. Nel senso, è una cosa illusoria, momentanea anche quella, come il profumo da fermentato che ha il Nami. Stupendo. Profumo. Quindi, per concludere, tu consiglieresti ai tuoi colleghi di utilizzare un probiotico come Nami in cucina? Ci sentiresti di consigliarlo? Sicuramente, perché anche nel continuare a usarlo quotidianamente abbassi anche i tempi di pulizia, e dopo è, come si diceva, è un concetto nuovo di pulizia, bisogna un po', non dico travolgere, ma va utilizzato in maniera leggermente diversa, è utilizzato con testa, cambiare, ma che i cambiamenti sono veramente minimi. E dopo è un continuo girare che trovi sempre tutto pulito, sempre tutto in ordine. Però scusa, non hai nessun pericolo, dice la scheda tecnica, tu l'hai sperimentato. Certo. Non ha controindicazioni? Sei tranquillo quando devi mangiare i tuoi clienti? Sei tranquillo, sano, che hai fatto la cosa migliore anche in frigo, nel forno che potevi fare? I frighi, anche la verdura dura sicuramente di più. Dura, esatto.
Per cui tecnicamente ha solo vantaggi, non è proprio, pensa se avessi i dipendenti che devono fare il lavoro, non è neanche il problema della scheda tecnica o altre cose. Soprattutto anche dei guanti, delle attrezzature di protezione. In più di protezione che si devono avere se in caso usassero prodotti che vengono usati normalmente, insomma. Benissimo, ottimo, grazie Andrea, bella testimonianza, speriamo di incoraggiare altre persone a utilizzarlo nei ristoranti, perché io, che so sempre a mangiare ai ristoranti, mi auguro di trovare della gente che pulisce così, perché stiamo tutti meglio, spendono meno, hanno meno pericoli e tutti quanti siamo più contenti e certo. Felici. E se vogliono basta che mi chiamino. Grazie Andrea, grazie mille, ciao.